si chiama Vanessa Scalera. E con noi Vanessa Scalera. Vanessa Scalera. Vanessa Scalera. Vanessa Scalera. Eccola Vanessa. Però adesso vogliamo conoscere un po' meglio te. So che sei terrorizzata all'idea di parlare della tua vita privata, perciò iniziamo da lì. Vanessa è un'impulsiva ed è un'impulsiva buonissima. Vanessa, come stai? Emozionatissima, ma lo dico, che... faccio outing, sì, sono emozionata. Ma ti emozioni sempre. Quindi sto per andare in scena. Sono molto emozionata perché è meraviglioso. E sono felicissima di essere qui. No, vabbè, scusate, sembro una stupida, però è così, è perché queste storie ti rimangono addosso, sulla pelle. Non farmi prendere dall'emozione, io conoscevo purtroppo già tutto, e quindi trattenere l'emozione, trattenere l'emotività. E quello che hanno fatto a Lea è animalesco, dire poco. Le storie così violente non devono essere dimenticate. Beh, pure tu però hai fatto un bel lavoro, dai. No, sì, quindi... assolutamente. Non era però facile entrare ovvio in un personaggio così, no, poi quando... complesso, anche no, se vogliamo. No, totalmente diverso da me, infatti. No, Vanessa è stata incredibile. In realtà, dietro le quinte, lei era diventata Imma. Cioè, lei appena in macchina era Vanessa. Scendeva dalla macchina e cominciava a camminare così. Ho conosciuto una donna molto, molto gentile, molto umile, divertente. È una donna che è probabilmente entrata per questo nel cuore di tutti noi, perché sei riuscita a dare a Imma Tataranni un'anima e un volto molto, molto sincero, molto bello, molto vero. C'è una battuta, è una battuta di Calogiuri e Imma Tataranni, indovinato, è lui. Non abbiamo mai visto in TV una donna protagonista rivestire un ruolo di donna forte, di donna che non accudisce soltanto i figli e porta, diciamocelo, e quindi di colpo tutti i giornali scrivono di me, si interessano a me, cioè arriva un'attrice 42enne e fa quello che fa Montalbano, fanno gli attori uomini, dovrebbe essere così sempre, alle donne e alle attrici dovrebbero essere dati i ruoli di rilievo che vengono dati agli uomini. In Italia ancora è restia a darci quello che ci meritiamo. Quindi Imma Tataranni esplode proprio per questo motivo, perché c'è una donna poco conosciuta che ha 42 anni. Badate bene, io ho 42 anni. E in Italia si dice, Madonna mia, da dove è uscita questa? Dall'uovo di Pasqua, da dove sono uscita, scusate? Cioè ho 42 anni, e beh, perché in Italia non ti viene permesso di diventare donna famosa a 42 anni. A me batte il cuore più forte di ogni altro cuore. Avevo avuto la forza di andare via da Napoli. Non avevo chiesto aiuto a nessuno, non ne chiedevo, mi sentivo forte, nuova, con il corpo carico in ogni vena di un fluido che mi donava uno splendore di cui per ora nessuno si era accorto, ma che presto o tardi sarebbe diventato evidente a chiunque. In questo periodo sono follemente innamorata di Vanessa Scalera. E Vanessa
parte che somiglia in modo imbarazzante a Bette Davis. È vero, gli occhi. Sì, gli occhi, anche parte del bebè, stupenda. E poi ecco, credo che sia veramente un'attrice straordinaria, versatile. Io sono innamorata di Matata Ranni. Vanessa è una grande attrice e ama la bella recitazione. Però tu sei un'attrice straordinaria. Grazie.